pronti ad aprire la nostra biblioteca. Il tema di questa sera, stavolta lo so, è molto affascinante, perché è una storia di cui se ne parla da tanti anni, che poi lega anche alcuni personaggi anche di cui Barbara ha già parlato, quantomeno che sono entrati in contatto con questo tipo di realtà. Tra l'altro, la casa editrice, abbiamo avuto qualche settimana fa Totem con Giorgio Cerquetti, il fondatore di questa storica casa editrice, fondatore che ha credo una novantina d'anni, ma che ha una lucidità, si ricorda tutti i grandi autori che è riuscito a pubblicare. È stata una bellissima serata, carissima Barbara, a te. Grazie Fabio. No, no, io pendevo dalle tue labbra, aspettavo la fine della frase, ma va bene così. Sì, il libro di questa sera, e premetto sempre che la biblioteca mia è molto fornita e questi sono libri miei, non è che li devo andare a comprare o andare a cercare chissà dove. È un libro che comunque ha destato molto scalpore, ovviamente, con le sue rivelazioni, ma che ha fatto riflettere tanta gente e molti hanno cercato di smontare un pochettino le teorie di questo libro. Non vi ho detto ancora di che cosa si tratta, quindi magari siete molto curiosi. È un libro del 2002 che era uscito in Francia con un titolo Le Nouveau Mystère du Vatican. È scritto da un francese, ovviamente, visto che nasce in lingua francese, è scritto da François Brun, si intitola Cronovisore, il nuovo mistero del Vaticano, la macchina del tempo, edito da Mediterranee proprio nel 2002. Che cosa fa François Brun? Intanto, chi era François Brun? François Brun era uno scrittore francese che è nato a Vernon, ha studiato alla Sorbona, ha approfondito la sua preparazione presso l'Istituto Cattolico di Parigi, poi all'Università di Tubinga, ha studiato lingue antiche, quindi latino, greco, assiro-babilonese, ebraico, egiziano e quant'altro, all'Università di Parigi. Era docente di teologia e sacra scrittura, ha tenuto conferenze in molti paesi d'Europa. La vicenda di questo libro è appassionante, ma lascia dei grandi punti interrogativi, però ti può anche lasciar pensare che un fondo di verità esista. Perché questo? Perché una personale inchiesta per trovare una misteriosa macchina del tempo di un certo padre Ernetti. Sarà vero? Non sarà vero? Per il momento non lo sappiamo, secondo me. Io non sto facendo nessun spoiler, mi piacerebbe fare spoiler per questo libro, però diceva il buon padre François Brun, diceva: cerco la prova dell'esistenza di Gesù. Anche questo non è semplice. Allora, padre Brun era convinto che questo cronovisore esistesse, mentre c'è un nipote di padre Ernetti, cioè il creatore di questo cronovisore, che ipotizzava che forse sarebbe stato portato in Svizzera. Invece Brun dice no, il cronovisore stava in Vaticano e ci sono dei progetti per perché è stato smontato, così almeno nessuno lo può usare. Pare che ci sia in Vaticano tutto smontato e esistono dei progetti che erano stati depositati da due notai, uno in Svizzera e uno in Giappone. Però, perché c'è un però, sembra che alcune immagini del cronovisore, quando esisteva, quando era tutto montato e ci hanno fatto le prove, e poi vi dico chi, sembra che le immagini riprodotte sono state filmate. Allora,
Sono trascorsi molto più di 40 anni dall'annuncio di questo cronovisore e più di 50 anni dalla sua presunta invenzione. Però di questo cronovisore, scusate signori, ma non c'è traccia. Allora, pare che, e qui vi svelo chi è che ci ha lavorato per anni, ci ha lavorato una dozzina di scienziati, ricercatori, premi Nobel come Enrico Fermi, per esempio. Allora, che cosa sarebbe questo cronovisore? Sarebbe uno strumento simile ad un televisore, capace di produrre visioni straordinarie, ed è stato ovviamente una sconvolgente scoperta, che però è stata messa a tacere dal Vaticano e questo apparecchio, ve l'ho detto, venne smontato. Allora, c'è qualcuno giustamente che ha fatto 2 e 2 che fa 4, dicendo questo esula dal libro Cronovisore, ve lo dico subito. Allora, sappiamo che la luce viaggia velocissima e la luce del sole impiega circa 8 minuti per arrivare a noi. Cioè vuol dire che quando noi guardiamo il sole lo vediamo com'era 8 minuti fa. Ci sono delle stelle che sono distanti da noi qualche miliardo di anni luce e quindi quando riusciamo a vederle, è magari soltanto qualcosa che non esiste più da 500 milioni di anni, eppure li vediamo. Allora, come si può riscrivere la storia in maniera corretta, anche se da questo cronovisore sono state viste delle immagini come Giulio Cesare è morto, come Gesù Cristo è risuscitato, come Garibaldi ha riunito l'Italia. Allora, è un po' come fa la moviola alla Domenica Sportiva, però questa è una grande moviola storica e tutti questi fatti che sono stati raccontati poi dai libri di storia sono vissuti in prima persona come spettatori attraverso questo cronovisore. È ovvio che qualcuno racconta che il nonno, e questa è una fonte certa, il nonno ha raccontato appunto al nipote che nel periodo in cui si parlava del cronovisore era uscito un film sul cronovisore che questo nonno aveva visto al cinema. Però dopo poco tempo non se ne seppe più nulla. Censura della Chiesa? Ma si dà il caso che il film raccontava la creazione del cronovisore quando il nonno ha raccontato la scena di quando guardano gli eventi del passato, coincide perfettamente. Il nonno non è così vecchio e ha un cervello perfettamente funzionante, non è che si inventa tutto. E non questa persona non è riuscita a comunque quagliare con François Brune, quindi non si sa, cioè esiste questo film, ma se l'ha visto il nonno di questo signore è ovvio che esiste. È un vero e proprio caso. Un caso che è stato smontato, guardate un po', da uno scrittore che si chiama Peter Krassa ed è un autore di un libro sull'argomento e lui dice che non sono esistiti testimoni attendibili circa l'esistenza del cronovisore che avessero mai visto l'apparecchio. Insiste poi dicendo che i soli 3 nomi trapelati, che poi sono Fermi, Gemelli e Ernetti, si riferivano a persone che all'epoca delle dichiarazioni, appunto di Ernetti nel 72, erano già morte da tempo, quindi non potevano confermare né negare questa vicenda. Sono stati addirittura 12 gli scienziati che avrebbero partecipato alla costruzione di questo cronovisore e appunto aver fatto questa scoperta, che
che è stata comunque attribuita solo al monaco benedettino padre Pellegrino Ernetti. È intrigante, eh? È veramente intrigante. C'è un professor Caligaris, che aveva scoperto nelle sue ricerche che, sollecitando alcuni precisi punti del corpo umano, si potevano rivivere non solo eventi del passato personale, ma anche eventi storici non direttamente riconducibili alle esperienze personali. Questa cosa è veramente fantasmagorica, cioè ha più della fantascienza che della verità, sembra quasi una leggenda. E secondo la leggenda, il Vaticano custodirebbe questa straordinaria invenzione realizzata da padre Ernetti, questo dispositivo che sarebbe in grado di captare gli eventi del passato rendendoli visibili su quel monitor, così come effettivamente si sono realmente svolti, svelando anche dei segreti rischiosi che potrebbero diventare pericolosi per l'intera umanità. La scoperta sembra parta da un principio di alta fisica. Ognuno di noi, man mano che passano i secondi, nelle ore, nei giorni, nei mesi, negli anni della vita presente, lascia dietro di sé come una doppia scia visiva e sonora, poiché ogni uomo altro non è che energia visiva e sonora. Quindi potrebbe effettivamente esistere questo cronovisore che ha registrato alcuni momenti, o forse anche tutta la storia. Più che intrigante, veramente non ci fa più dormire alla notte. Esiste questo libro, ecco, questo è una certezza. Il libro di François Brun, Cronovisore, il nuovo mistero del Vaticano, la macchina del tempo, del 2002, dal quale io adesso vi leggo una paginetta, tanto per farvi capire. Qualche tempo fa ho ricevuto una telefonata di una giornalista spagnola che si trovava a Bologna, la quale aveva scoperto in uno dei miei libri le notizie da me riportate sul cronovisore di padre Ernetti. Vi aveva visto un argomento fantastico ed ancora poco esplorato e mi chiedeva anch'essa di comunicargli eventualmente altri documenti che avrebbero potuto aiutarla a spingere le sue ricerche più avanti. In questo scambio di informazioni attirò la mia attenzione su un altro studioso italiano, autore di un attacco assai veemente contro padre Ernetti. Avevo già incontrato il suo nome in un altro libro. Si trattava ancora una volta di un ecclesiastico di cui ho già avuto occasione di parlare, Don Luigi Borello. Non fu difficile entrare in contatto con questo sacerdote, il quale mi inviò subito una copia del primo libro che aveva pubblicato sulle sue ricerche nell'attesa di terminare il secondo, che poi non ha avuto il tempo di completare. È lui, nel 1967, ad aver coniato il termine cronovisore. Padre Ernetti non avrebbe fatto altro che riprenderlo. Come si è visto, non era questo l'unico rimprovero che Don Luigi faceva a padre Ernetti. Fu necessaria una lettera assai ferma del Benedettino di Venezia perché Don Luigi si mostrasse un po' meno aggressivo. Don Luigi è membro dell'Accademia Tiberina di Roma. Dirige in un'oasi verde una colonia estiva per un centinaio di bambini e dedica da più di 40 anni il restante tempo libero alle sue ricerche. Ha anche pubblicato, come ho già detto, un piccolo libro intitolato Come le pietre raccontano. Il principio di questo apparecchio è totalmente differente da quello di padre Ernetti. I risultati desiderati, del resto, sono, almeno in un primo tempo, meno ambiziosi. In sostanza, si tratta di una sorta di psicometro. Come universalmente riconosciuto, il termine psicometria non è adatto, ma è attualmente troppo radicato perché lo si cambi. Ecco brevemente in cosa consiste. Tutti gli accadimenti che si svolgono in un determinato luogo depositerebbero sugli oggetti che vi si trovano una specie di sottile patina, come una pellicola invisibile. A contatto con questi oggetti,
Lo psicometro rileva una parte degli eventi accaduti in presenza dell'oggetto: suoni, immagini, con o senza movimento, odore, temperature, eccetera. Qualunque sia l'ipotesi proposta, il fenomeno esiste. Eccone un esempio particolarmente forte, vissuto da Daniel Brinkley, un americano espulso dal suo corpo fisico da un fulmine che lo colpì mentre stava telefonando. Ustionato, paralizzato, gli fu necessaria una lunga lotta per ritrovare una vita normale. Quando l'ho incontrato in occasione di un congresso a San Paolo del Brasile e successivamente a Porto Rico, era pieno di vita e di allegria, ma sotto la camicia restava coperto di fasciature. Come piuttosto spesso accade in una di queste esperienze ai confini con la morte, in lui si erano sviluppati dei doni paranormali. Questo ed altro scoprirete all'interno del libro di François Brun, Cronovisore, il nuovo mistero del Vaticano, la macchina del tempo, una proposta, semplice proposta, di Barbara Marchand all'interno di Border Nights.